Ciao a tutti, ci ritroviamo a recensire degli auricolari della Dodo Cool, nella fattispecie gli in-ear, ovvero auricolari che vanno all'interno del padiglione auricolare. E all'interno della confezione possiamo trovare un semplicissimo manuale di istruzioni e degli adattatori in tre diverse dimensioni per meglio adattarli all'interno delle nostre orecchie, piccoli, medi e grandi. Il costo di questo prodotto è circa 60 euro e noi l'abbiamo acquistato presso il negozio Tom Top, ma volendo li potete trovare anche su Amazon in diverse colorazioni: Silver, che sono quelli che andiamo a recensire, Rose, Gold e Grey. Questi auricolari di facilissima introduzione, voilà, ecco fatto, sono ottimi sia per chi vuole ascoltare musica nella maniera più tradizionale o, grazie alla loro conformazione, anche per chi pratica sport, proprio perché andando all'interno del padiglione auricolare non si tolgono facilmente dallo stesso. Il prezzo può sembrare forse un po' oneroso, ma in realtà rispecchiano molto la qualità del prodotto, tanto che anche sulla scatola, sul fronte, notiamo la dicitura high resolution, ovvero una qualità audio molto buona, molto elevata, di ottimo livello. Il design, come vedete, è anche molto innovativo, ok? E sullo stesso cavo troviamo ben due control remote, a differenza di molti altri prodotti che erano uno soltanto. Quello classico per le chiamate, ok? Tramite la quale possiamo rispondere, attaccare o attivare Siri in quanto prodotto Apple. E il controller remote per l'audio, molto bello, grande di dimensioni per non avere problemi col dito e prendere quindi più di un tasto, dove troviamo anche il tasto bass per quanto riguarda la musica. Premendo questo tasto vi assicuro che la qualità audio supera di gran lunga quello di tanti altri prodotti indirizzati a questo tipo di utilizzo. E oltre quindi a questo controller remote per la musica e quindi file audio in generale, abbiamo appunto il remote delle chiamate col microfono incorporato, grazie al quale si sentono benissimo gli interlocutori sia dall'altra parte della chiamata che loro stessi col microfono, che è posto ad una giustissima altezza voilà, dall'auricolare. Ok, altezza bocca. Ovviamente la connessione di questo prodotto è di tipo Lightning, quindi diciamo nuova generazione per i prodotti Apple, ma è ovviamente valido e ottimo anche per l'utilizzo per i vecchi prodotti che hanno comunque l'attacco jack. Riassumendo, la qualità di questo prodotto per quanto riguarda l'ascolto audio musicale e per quanto riguarda l'interazione per le telefonate, sia in chiamata che in ricezione, è veramente ottimo e non ha nulla, assolutamente nulla, da invidiare ai prodotti originali Apple. E questo ve lo posso garantire anche in quanto sono un utente Apple, sin dal famoso 3GS fino a quello che attualmente è l'iPhone 6 o 7. Con Ciao. questa recensione è tutto, ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao!